Questo programma è offerto da Mortadella Rovagnatella, Rovagnati, Siciliani, Industria Lavorazione Carne, Coniglio Nostrano, Fontana, Polpettine, Speck e Formaggio, Amadori, Martini, Autori di Sapori, Vaschette Gelato, Jessica Gelati. Settimana, schifo di tempo, cioè bisogna sempre dirlo, ma è possibile che il tempo faccia schifo? La colpa è dei candidati sindaco di Foggia, infatti, vero? Tutti. Allora Toni, com'è andata la tua giornata? Vabbè, tutto bene, sono finito, ho fatto un giro all'Incoronata ieri dopo tanti anni. Anche io, ecco chi era, eri tu. E io sono andato anche dove risiede la popolazione della Borgata, ho visto un po'. Bello, è uno schifo totale. Infatti fa abbastanza schifo. No, io ieri ho fatto il giro in bicicletta all'Incoronata, l'unico sport che faccio, ormai questo mi basterà per altri 5-6 anni perché non ce la faccio. Oggi dobbiamo fare gli auguri a zia Maria Assunta Massimo, che è la zia del nostro operatore. C'è un messaggio che è arrivato, sta scritto sulla Gazzetta, ora zia Maria Assunta non te lo posso far vedere. I carciofini non li dare a nessuno, portali qua, tu non ti preoccupare, ne faremo buon uso. Bisognava dirlo, è una notizia molto importante. E poi la nostra Gazzetta di Capitanata, sbloccati gli appalti scolastici ma ci sono già rallentamenti, i sindacati alla provincia, non perdiamo questa occasione, oh finalmente. Poi il racket del caro estinto, Roberto Sinesi torna in carcere perché deve scontare un residuo di pena, inflitti 6 anni e 4 mesi per associazione a delinquere, corruzione, violazione e sorveglianza. E poi ecco qua, dall'Istituto d'Arte al Liceo Artistico, bellissime queste opere dei ragazzi dell'Istituto d'Arte al Palazzetto Andrea Pazienza, che celebra proprio i 50 anni, in cui si celebrano i 50 anni dell'Istituto d'Arte di Foggia, bella mostra, bisogna assolutamente vederla. E poi c'è una notizia brutta, ma veramente brutta, sulla provinciale 13, nei pressi di San Severo, Denise Susana, una ragazzina, una bimba romena di 2 anni, purtroppo ha perso la vita, viaggiava a bordo di una Opel Astra, una bruttissima notizia, ancora una volta le strade mietono vittime, se poi le vittime sono così giovani è veramente ancora più brutto. Vai Toni! È il tuo momento, tu? No, sto preparando una nuova canzone, però. Sta preparando una nuova canzone? Sarà domani. Oh. Andiamo a vedere, oggi c'è il nostro magazine, è in vigore da domani, dal 20 al 31 maggio, eccolo qua, 75.000 copie distribuite a Foggia, Lucera, Troia, Torre Maggiore, Ortanova, Carapelle, Stornara, Stornarella e Ordona, e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, guardate, innanzitutto c'è la nostra pagina con gli ospiti delle trasmissioni, Mister Talento che ha fatto la spesa insieme a Soccorso Menuto dopo aver vinto la sfida ai fornelli, ecco qua i due bravissimi consulenti che abbiamo intervistato, Marco De Leo e Alfonso Lamanna. Rabbaglietti che ha cucinato, si è scontrato con Padalino, niente poco di meno, ha vinto la sfida ai fornelli. E poi le due ricette del numero, tagliatelle autunno e primavera di Giuseppe Luigi Iannetti, Mister Talento, e risotto alla parmigiana per sportivi di Lino Rabbaglietti, il fisioterapista del Foggia Calcio. Oh, poi ci sono, vabbè, come al solito, rimedi floreali per stare meglio.
Ecco, l'atteggiamento mentale ricopre un ruolo fondamentale nel mantenimento di uno stato armonico fra corpo e psiche. E tanti altri consigli, curiosità su Vasco Rossi, un po' di gossip. C'era una notizia pure di un evento, il 23 maggio al Teatro del Fuoco, Paolo Belli in concerto. C'è proprio... Invece la settimana prossima, se non sbaglio, ci sono gli stadio ad Apricena. Ah. Andateli a vedere perché sono sempre gli stadio. Poi... andiamo a vedere la notizia del Foggia? Ah, sì. Sì, allora, il primo acquisto del Foggia potrebbe essere... Guglielmo Gigliotti. Eccolo qua, che quest'anno non è riuscito ad esordire perché era infortunato, ma è, potrebbe essere un tassello molto importante per la difesa rossonera dell'anno prossimo. A noi interessa, naturalmente, che la squadra rossonera sia ancora una volta guidata da mister Pasquale Padalino. Vai Toni. Allora, come ogni campagna elettorale a Foggia si parla del teatro, del teatro, dell'abitato, della viabilità e roba varia. A mattinata i candidati sindaco si battono per rivalutare la necropoli del Monte Saracino. Il futuro della necropoli da unire nei progetti dei candidati. I quattro aspiranti sindaco danno risposte. Speriamo che non siano le chiacchiere dei candidati. Monte Saracino è un, diciamo, è un sito bellissimo da visitare, però deve essere rivalutato, come sta accadendo o accadrà agli eremi di Pulsano, che si trovano a Monte Sant'Angelo. Va bene, andiamo a vedere che si mangia oggi. Sì, sì. Andiamo a vedere che si mangia oggi. Oggi lo facciamo, abbiamo solo un microfono perché nel frattempo il microfono di Toni è morto. Oh, salutiamo una new entry di questa trasmissione, Jennifer. Ciao Jennifer. Ciao. Come ti chiami? Jennifer. E lo abbiamo detto, ecco. Dove lavori? Al confine. Hai visto? Tutto, quanti anni hai? Non si dice l'età, non si dice l'età. Oggi chi ci presenta questo fantastico prodotto? Ve lo presento io. Jennifer, lo vuoi presentare tu? Non lo sa. E giustamente, Jennifer è appena arrivata, giustamente, ve lo presento io. Sono involtini di merluzzo con zucchine e carote, con tutto questo tradito di verdure, tutto tempestato di erbette. Ovviamente c'è sempre un'aureola di limone. Il limone è sempre quello nostro, vero? Vi piace? Vi piace? Vuoi assaggiare? Tu lo sai che chi arriva qui deve sempre assaggiare? Non è vero, è bello spottare quelli appena arrivati. Va bene, allora, io torno, ringrazio Jennifer, ringrazio l'ottima Antonella, che è sempre qui, che sta facendo un po' da chioccia a Jennifer. Andiamo a vedere la pagina nazionale della Gazzetta del Mezzogiorno, che è questa qua. No, è questa qua che dico io. Allora. Ok, comunque alla fine non riesco ad aprire il giornale, questa è una cosa bellissima. Sentiamo la notizia. Ah no, ma è questa la parte nazionale, è ovvio che non riuscivo ad aprire. Aspetta, no, la parte nazionale, ma la notizia ci riguarda da pronto, da vicino, Piro. Alla scuola media Bovio, teatro contro il razzismo, è in programma oggi alle 12.15 nell'aula magna della scuola media Bovio la manifestazione conclusiva del progetto Comici Integrati, teatro contro il razzismo, organizzato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidente del Consiglio dei Ministri per l'assegnazione del premio del contest all'elaborato comico presentato alla classe terza C. Presenti tra gli altri l'attore Salvatore Marino e il regista Federico Andreotti. Perché riguarda noi? Perché siamo vicini a... Ah, perché siamo vicini a... Guardate che bravo, Lui è un Google Map. Diciamo, il supermercato con V, via Mastelloni, ci troviamo alle spalle della scuola media Bovio di Foggia. Fantastico, Toni. Toni, tu sei fantastico. Oh, mettiamo la prima pagina? Sì. Allora, mettiamo la prima pagina. Secondo me questa è la capitanata, la vera gazzetta è questa qua, solo che non so perché c'è una numerazione a caso, per non dire altro. Eccolo, va bene, ma non... Eccola qua. Compratela qua. Bari. Allora, vabbè, a parte compratela Bari, l'ha fatto anche Renzo Arbore, lo giustifichiamo perché è pugliese, però insomma, vabbè. Ecco qua, sale la febbre per il Bari dei Miracoli, Lecce buon pari a Benevento, invece il Taranto ha perso la gara d'andata dei playoff, vero? Sì, contro il Taranto, contro l'Arezzo in casa allo Iacovone. E questa ha pareggiato a Benevento.
Il Foggia? Il Foggia arriva. Il Foggia non ha perso, e questo è una cosa importante. E poi Renzi Grillo, sfida di piazze. Il Premier, non votate per i buffoni. Movimento 5 Stelle, vinciamo poi tutti a casa. Berlusconi, ex comico pazzo pericoloso. Alfano, ok sul falso in bilancio. Benissimo. La nostra trasmissione non termina qui, perché noi adesso vi salutiamo, ma vi lasciamo ad un video che ci hanno inviato da un paese a caso, Peschici, provincia di Foggia, non so se conoscete, non so se avete mai sentito nominare, paesello che sorge a picco sul mare del Gargano. Un bel gruppo di giovani ha realizzato Peschici is happy. Ovviamente, se volete, mandateci i vostri filmati, noi li manderemo in onda. Quindi adesso noi vi lasciamo, vi salutiamo, saluta Elfo. Ciao a tutti, vi lasciamo a Peschici is happy. Ricordiamo, salutiamo Luciano Biscotti, Pierpaolo e tutta la gente, insomma, che ha realizzato questo video fatto benissimo, simpatico, e dove c'è anche un bravissimo giornalista. Vi lasciamo a Peschici is happy, ciao. Bring me down.
quindi si vuoi fa l'amor e ma vedi la balella in battini mi fu. È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. عندي ظروف ودي ودي مطروف انا عندي ظروف ودي ودي مطروف وقلبي بيقف لا 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 كيتشي 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 الي الي تشي تشي دي لي دي 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 لا دي دا دي دا اي كيتشي 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 الي Leo ciccia te tolpe, dili di di di, la dari dari da, e changen dar mai upre. Il caseificio Delizia S.P.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente, che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto Deliziosa. Supermercati Convì, la differenza in evidenza. Yeah, man.